60 anni in difesa dei diritti dei lavoratori del settore terziario, che per Rimini significano soprattutto quelli del turismo. Filcams CGIL ha deciso di celebrare i traguardi raggiunti con una pubblicazione frutto di una ricerca d'archivio tra il 1960 e il 2010, un lasso di tempo in cui l'economia locale è passata dall'analogico al digitale. Se volessimo tracciare le differenze principali che emergono attraverso anche il vostro studio, quali potremmo segnalare? Il terziario oggi comporta tutta una serie di aspetti legati alla digitalizzazione che sono andate a modificare sia gli assetti economici nel pezzo del turismo e sia gli assetti economici nel pezzo del commercio. Ne è un esempio, insomma, il fenomeno dell'online, del commercio elettronico. Un ripercorrere la storia del movimento sindacale del terziario, che significa anche rileggere la storia della città di Rimini e più in generale la storia del nostro paese, dove il movimento sindacale ha contribuito fortemente all'emancipazione. Basti pensare alla favolosa e straordinaria battaglia che portò al riconoscimento della disoccupazione stagionale, che proprio dalla nostra provincia partì e fece in modo di riconoscere dei diritti fondamentali per i lavoratori stagionali, che purtroppo in questi anni, inesorabilmente, le diverse riforme che si sono succedute hanno tolto una parte di quel riconoscimento per il quale noi ci siamo battuti per molto tempo.